Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Abbiamo un altro personaggio molto interessante per le nostre chiacchierate sul mondo della Formula 1 e non solo. Un personaggio non facile da prendere perché non si concede spesso a chiacchierate con i giornalisti. E sto parlando di Teo Fabi. Ciao Teo. Ciao Franco. Allora, intanto sei un imprenditore oggi che si occupa di che cosa? Costruzioni e sviluppo immobiliare. Ma è vero che è una storia cominciata con il papà di un pilota di Formula 1? Sì, allora io ho corso nelle categorie promozionali spesso con Riccardo Paletti, l'indimenticato pilota che poi purtroppo ci ha lasciato a Montreal. Ed ero sempre rimasto in contatto col papà di Riccardo, che era un noto imprenditore immobiliare su Milano. E già ancora quando correvo abbiamo fatto alcune operazioni insieme e poi alla fine carriera la cosa è continuata. Ascolta Teo, la tua passione per la velocità è cominciata prestissimo. Sei milanese, ma hai partecipato ai mondiali di sci in Val Gardena con la nazionale brasiliana. Cioè, come va con la nazionale brasiliana? Allora, io vivevo in Valtellina, precisamente in Val Malenco, e quindi per tutti i ragazzi la cosa più naturale, finita la scuola, era mettersi gli sci e andare a sciare a Caspoggio. E quindi da lì è nata la mia passione per lo sci, che era poi la grande passione di mio padre, per cui era spesso lui che mi spingeva, mi portava alle gare. E mio nonno era brasiliano. E quindi, siccome era stato difficile, proprio perché c'erano tanti altri caspoggini che sciavano con me, era stato difficile entrare subito nella nazionale Beh, B. era un periodo che l'Italia stava sfornando Ne aveva un grandi sacco, ne aveva campioni. un sacco di campioni, sì. E allora mio padre ha avuto l'idea di sfruttare la vecchia cittadinanza di mio nonno per iscrivermi alla squadra brasiliana, dove non c'era molta concorrenza, perché in Brasile di neve ce n'è veramente poca, per non dire niente. Ecco, ma Piloti, adesso insomma. allora mi devi spiegare come si è aperta la finestra di andare negli Stati Uniti. Allora, prima della stagione io avevo testato un po' la Formula 1 della March e un po' questa macchina Can-Am che io snobbavo perché mai più avrei voluto andare a correre in America, però la March aveva un contratto con Paul Newman per fornire alla sua squadra dei telai per correre la Can-Am, che in sostanza era lo stesso telaio della Formula 1, la stessa monoscocca della Carenato. Formula 1, carenata con un motore chiaramente che non era il Cosworth, ma era questi motori americani. Quindi, bene o male, alla fine cerca in qualche modo Robin Hood di darti un'alternativa, o No, sbaglio? è sicuramente lui che mi trova l'alternativa, anche se all'epoca, tra la Formula 1 da una parte e la Can-Am dall'altra, mi sembrava proprio di essere stato scaricato dalla March, però Robin mi aveva promesso che sarebbe venuto lui personalmente a seguire il campionato in America. Del resto non avevo alternative, per cui quella era l'unica scelta E che togli una potevo curiosità, il fare. rapporto con questo attore iconico, questi occhi di ghiaccio, Paul Newman? È stato un ottimo rapporto, anche se il mio inglese non era ancora molto Fluente. fluente, quindi già di mio non parlo molto, per cui quando poi devo parlare in una lingua che non conosco bene, parlo ancora di meno. Però era appassionatissimo di corse, poi Newman, e oltre alla squadra Can-Am lui aveva anche una macchina IMSA, con la quale un prototipo, quindi con la quale faceva lui alcune gare. E mi ricordo che quando la sede della sua squadra era Laguna Seca in California, sul circuito di Laguna Seca, e
Stavamo quello del famoso cavatappi, no? Quello del famoso cavatappi. Ed era arrivata anche questa marcinsa con la quale Paul Newman avrebbe corso. Robin Herd, la March, Paul Newman hanno deciso che prima l'avrei provata io, messa a punto, poi avevano fatto montare il secondo sedile, per cui Paul Newman ha fatto alcuni giri come passeggero, e la sorpresa però è stata: bene, adesso però ci cambiamo di posto, io guido e tu stai a fianco. Ah, ecco. E per un pilota fare passeggero non è mai la cosa più facile, per cui non potevo rifiutarmi, ma allo stesso modo era come guidava? Preoccupante. Beh, non era male però nel guidare Paul Newman, no? Invece devo dire che sono rimasto sorpreso da quanto bene guidasse. Ecco, quattro gare. Siamo riusciti a fare tutti i giri senza incidenti. Quindi gare, una vittoria. Quindi ti presenti in America anche nel modo giusto. Sì, sicuramente. Oltre a fare un volo in mezzo agli alberi. Quello è stato, credo, l'incidente più brutto della mia carriera. Per come me l'hanno raccontata, mi è andata anche molto, molto bene. Perché dici per come me l'hanno raccontata? Perché tu non eri rimasto come? No, quando finalmente la macchina aveva finito le sue carambole, io non mi ero neanche reso conto di essere finito dall'altra parte della pista, in un greto di un fiume, e anche perché non vedevo assolutamente nulla, ero completamente accecato, era tutto nero. Però la mia prima preoccupazione è stata quella che magari la macchina potesse prendere fuoco, per cui mi sono slacciato le cinture e sono sceso senza capire dove potessi andare a spostarmi. Poi finalmente sono arrivati i soccorsi che mi hanno portato in infermeria del circuito, e dopo un po' mi hanno lasciato andare. Quindi io esco con la mia tuta dall'infermeria normale e torno a piedi verso il nostro caravan, e vedevo la gente che mi guardava tutta in modo stranissimo. Poi salgo sul caravan dove c'era la compagna di Robin Herd, e questa scoppia a piangere quando mi vede. Io non riuscivo a capire. Finalmente poi vado a lavarmi, mi vedo allo specchio e i miei occhi erano completamente rossi, ma veramente rosso sangue, una cosa veramente brutta da vedere. Io ho capito perché. Ti sei reso conto di cosa hai rischiato? È un po' strano. Sì, il debutto lo faccio con la Toleman, perché la Toleman era sponsorizzata dalla Candy. La Toleman, siccome io avevo il segno nero, la croce, quindi la Toleman non mi voleva assolutamente. Infatti sono curioso di capire come è stato possibile che si ricreasse una situazione. La Toleman voleva assolutamente, visto che doveva prendere un pilota italiano, voleva prendere Mauro Baldi. Mauro Baldi, però aveva firmato un doppio contratto, no? Era in una Mauro Baldi però ha preferito guidare l'Arros, e quindi a pochi giorni dall'inizio del campionato la Toleman non aveva ancora il secondo pilota, che doveva essere un pilota italiano, per cui alla fine rimanevo solo io come scelta. E quindi sono stato chiamato in Inghilterra, sono andato alla sede della Toleman, e ho incontrato per la prima volta ancora Alex Ockrich dopo tanto tempo. Che cosa ancora, ti ha detto? Qual è stato il primo? Che ancora non mi poteva soffrire. La prima cosa che mi ha detto è: vedi, tu hai sbagliato, perché per farti regalare una BMW non hai scelto la squadra vincente. Invece non è vero, io ho fatto una scelta di cuore di rimanere alla marcia, era anche una scelta vincente, perché abbiamo sempre battagliato
con la Toleman tutto l'anno, purtroppo avevamo un problema di affidabilità dei motori. La BMW stava sperimentando parecchie parti che poi avrebbe montato sul motore che stava sviluppando per la Formula 1 gli anni successivi, e quindi abbiamo avuto un po' di problemi di affidabilità, se no l'avremmo vinto noi il campionato, non la Toleman. Quindi siete stati un Nonostante la po' Toleman... avanti nel campionato di Formula 2 nella BMW, da Scusa. Porsche. Siete stati un Sì. po' usati da Porsche come fase di sperimentazione. Sicuramente come per tutti, il sogno è sempre la Formula 1, l'apice dell'automobilismo è la Formula 1. Ecco, ma il debutto, che impressione hai avuto da questa Formula 1? Perché era una macchina strana quella Toleman, la TG 181, se non mi sbaglio. Era l'82, che però era sempre la versione Inizialmente avevi aggiornata. avuto quella, poi te l'hanno aggiornata, se non mi ricordo male. Era la versione aggiornata dell'81, veniva chiamata Flying Pig, questo ti dice già tutto come era considerata quella macchina. Quindi non avevamo potenza, non avevamo deportanza, era un disastro quella macchina, sicuramente la peggiore della griglia della Formula 1. Quindi si chiude il ciclo dopo un anno con tantissimi ritiri, ma non dipendeva da te, non c'era modo di mettersi in evidenza. Forse uno degli aspetti che ti ha messo, se non al bando quasi, è stato il tuo atteggiamento nel famoso sciopero del Gran Premio del Sudafrica, dove tutti non volevano correre, e tu insieme, se non mi sbaglio, a Jochen Mass, ti eri invece dichiarato disponibile a trattare. Cos'era successo? Perché sei passato? Cioè, non hai l'aria del cattivo, no? In che modo sei passato dall'altra parte? Sono passato per il cattivo, per il crumiro, ma se vogliamo, tutti i piloti, la contestazione era sulla superlicenza e sul costo della superlicenza. Okay? Tutti i piloti avevano firmato la settimana precedente per ottenere la superlicenza. Ora, già di principio mi sembra poco serio che tu firmi un contratto e la settimana dopo decidi di scioperare perché quel contratto non ti va più bene. Era la mia prima gara di Formula 1, anzi, non avevo ancora cominciato a girare su un circuito di Formula 1 per una gara ufficiale, quindi era il giovedì quando tutti i piloti decidono di scioperare. Alex Ockridge, il famoso Alex Ockridge, viene da Tuo me incubo. e mi dice: o tu domani sali in macchina o la tua carriera in Formula 1 con noi è già finita. Il sogno di un pilota è sempre quello di arrivare in Formula 1. Io domani salgo in macchina e giro. Infatti, gli unici due piloti che siamo Ma che pressione ti scesi hanno in pista. fatti Lauda e tutti gli altri? Beh, allora, O per prima il che fatto scendo. che eri un pivello ti consideravano molto di meno? Mi consideravano sicuramente molto di meno, anche perché io ero un pivello, la Toleman era una squadra che non contava niente, però se la sono legata al dito. Non ti dico cosa mi hanno fatto in pista per i primi Gran Premi, di tutto, visto che la nostra macchina era quella più lenta, mi superavano, poi inchiodavano davanti, Ah, mi ti facevano i break spingevano. test. Sì, ne ho sopportate di cose, soprattutto le prime gare. Era il più carogna della comitiva? Più o meno tutti. Ah, addirittura. Mi ricordo Civer, con quale poi siamo sempre stati amici, siamo tornati ad essere amici. Civer era uno dei più duri. Lafitte invece no, perché lui era stato quello che aveva cercato di convincermi a partecipare allo sciopero, aveva capito le mie ragioni e lui si è sempre comportato in modo corretto in pista.
Ascolta, l'America è il ritorno in Europa e qui comincia, diciamo, la tua vera carriera di pilota di Formula 1. E i fatti sono strani perché tu sei stato uno di quelli che non hanno fatto lo sciopero di Formula 1 e in qualche modo poi vieni preso da Bernie Ecclestone, che era già in pectore quello che cominciava a gestire tutto quanto il mondo dei Gran Premi. Si è creato il legame per quello o c'è un'altra ragione? Visto che sei andato... Guarda, sono i casi della vita, perché poi è vero che quel giorno in Indianapolis, quando ho fatto la pole position, è cambiata un po' quella che è la mia carriera, perché è stato il giorno della svolta, che mi ha aperto un sacco di porte. Ma ero a Bologna per la premiazione di Autosprint. La festa dei caschi. Sì. Ho incrociato Bernie che mi fa: ma Teo, ma perché continui a correre in America? Perché non vieni a correre in Formula 1? E io gli ho risposto: basta che mi offri una macchina e io torno a correre in Formula 1. Ah, va bene, vediamoci domani a Milano, a casa mia. E infatti l'ho incontrato il giorno successivo a Milano, lui aveva una casa in via dell'Annunciata, e lì abbiamo stipulato l'accordo. Ma tu avevi un accordo per correre ancora in kart, quindi... Io avevo l'accordo già per correre in kart, per cui ho dovuto spiegare a Bernie che non avrei potuto fare le gare concomitanti con la Formula Indy per questo mio precedente impegno, però lui stava bene. C'era molta competizione all'epoca tra Formula 1 e kart, e quindi credo che Bernie avesse voglia di togliermi da quell'ambiente per portarmi in Formula 1, e quindi ha accettato che corressi in Formula 1 part time, saltando 3 o 4 gare, dove poi è stato però chiamato tuo fratello, e questa è un'anomalia, è una cosa molto strana. Sì, ma ce l'hai portato tu come pilota sostituto, o era un'esigenza di sponsor? No, Corrado era un pilota di Ecclestone, e quindi credo che nel suo intimo sperava che fosse lui il pilota ufficiale della Brabham quell'anno, per cui credo che se la sia presa anche un pochettino con me, perché mi vedeva come quello che gli aveva usurpato il posto, e quindi Bernie l'ha scelto lui come pilota sostituto quando io non c'ero, ma perché era già un pilota della Brabham. Cambia di nuovo lo scenario, non rimane in Brabham. Perché? Perché arriva un certo Snow che si porta una valangata di dollari dietro, diventa uno dei primi piloti paganti in maniera... tanto evidente, è così? Sì, per quello, perché la Parmalat si stava disimpegnando dalla Formula 1, e quindi Bernie mi ha chiamato lui personalmente, anche lui mi ha spiegato che non avrebbe potuto tenermi l'anno successivo perché aveva bisogno degli sponsor per coprire il budget della squadra. E torna in ballo la Toleman. Torna in ballo la Toleman, che però nel frattempo era stata acquistata dalla famiglia Benetton. Quindi non c'era più Alex Ockridge, ma c'era la famiglia Benetton e Paolini, che era l'incaricato della famiglia Benetton di seguire la squadra. Infatti diciamo che si vede una crescita della squadra graduale, ma la macchina quell'anno lì non era un granché. Non è vero, la squadra, lo staff tecnico della Toleman, poi quello Benetton, era quello buonissimo, che dalla Formula 2 fino alla Formula 1 è rimasto sempre quello. Quindi Rory Byrne, Pat Simmons, cioè una comitiva di, esatto, molto preparata, che poi
dimostrato ha stravinto. Io ho corso 3 anni con loro e per 2 anni sono sicuro che avevamo il miglior telaio in pista. Quindi quell'anno in cui sono tornato alla Benetton, ormai non si chiamava il ancora primo anno di vera Benetton, okay. il telaio era eccezionale. Parliamo del 1986. Il telaio era eccezionale, sicuramente il miglior telaio in pista. Purtroppo il motore era invece il motore Brian Hart, questo artigiano inglese che faceva miracoli per essere un artigiano col budget a disposizione che aveva, però il motore non aveva niente a che vedere con quello delle squadre ufficiali, Ferrari, Porsche, Honda c'era, quindi il telaio era il più bello, il più performante, il motore purtroppo era il più scarso come cavalli e assolutamente zero affidabilità. Quindi rottura in continuazione? Rottura in continuazione, però abbiamo avuto sempre la soddisfazione della pole al Nürburgring, che era stata la prima mia pole, la prima pole per la Toloman. Per cui qualche piccola soddisfazione ce la siamo fatta. No, cavolo, ma che gusto è risultare il più veloce? Pole position a Indianapolis, pole position al Nürburgring. Quindi uno dice, cavolo, nel giro secco dimostro di avere una velocità innata. Stiamo arrivando. È vero che al Nürburgring era solo il venerdì, perché allora c'erano le qualifiche il venerdì e il sabato, quindi solitamente poi le qualifiche del sabato erano sempre più veloci di quelle del venerdì, perché la pista si gonfiava e tutto. Quindi era una pole position provvisoria che avremmo dovuto cercare di confermare il giorno successivo, con tutte le incognite del caso. Fortunatamente il giorno dopo pioveva, quindi nessuno ha potuto battere il tempo. Sì, però poi sono arrivate altre conferme con altre 2 pole position. Qual è stata quella che ti ha dato più soddisfazione, Teo? Quella che mi ha dato più soddisfazione? Beh, quella del Nürburgring, perché è stata la prima, quella di Zelt, perché è stata la prima dell'anno successivo, e perché dietro di me avevo Berger, che era il pilota di casa, e poi era il pilota che era stato scelto dalla Ferrari per il campionato successivo. Devo dire che tutte le pole position sono state belle. Forse la più brutta è stata quella di Monza, ma non perché sia stato brutto fare la pole position a Monza, ma perché è stato il giro peggiore che abbia mai fatto, e in ogni caso è valsa la pole position. C'era comunque la prestazione, sì. Beh, lì a Monza c'era soprattutto la prestazione del motore BMW. Infatti, come ho detto, il mio giro non è stato per niente un buon giro. Se Berger, il mio compagno, fosse riuscito a fare la sua qualifica senza rompere il turbo, mi avrebbe sicuramente battuto. Poi però ha rotto la turbina nel giro cronometrato, e quindi che guidare era con quei turbo? Perché non c'era l'elettronica che bene o male si utilizza oggi, e quindi ottimizza il tempo di risposta della turbina rispetto al tempo con cui si apre la farfalla del gas. Sì, bisognava abituarsi al tempo di risposta della turbina, che spesso, perlomeno sul motore BMW, variava di dimensione in funzione della pista, e quindi variava anche il tempo di risposta. Chiaramente più grossa era la turbina, più cavalli riusciva ad avere, però più era ritardata la risposta rispetto a pigiare l'acceleratore, però ci si abituava. La cosa più impressionante è che quando si passava dai giri normali ai giri di qualifica, il motore aveva 300 cavalli in più di quelli che aveva durante i giri normali. Ecco, ma in che modo si poteva trovare il limite della staccata quando si ha una differenza così mostruosa
rispetto a quello che è l'andamento della gara. Non era solo la potenza del motore, ma anche le gomme cambiavano, perché allora c'erano poi le gomme da qualifica che duravano un giro, poi le buttavi via, quindi in sostanza in qualifica avevi due giri, uno per set di gomme, quindi col primo set cercavi di adeguarti alla nuova potenza, al nuovo grip, e col secondo set di gomme cercavi di spremere tutto il possibile dalle tue capacità e dalla macchina. Quanto hanno aiutato le gomme Pirelli nel giro più che poi nell'utilizzo in gara? È difficile dirlo, sicuramente c'erano delle piste dove le Pirelli performavano meglio delle Michelin e viceversa, non c'era una costante. Il rapporto con Gerhard qual è stato? Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, molto aperto, molto, molto corretto, non abbiamo mai avuto nessun problema, reciproco rispetto, è stato un buon compagno. Come mai non sono arrivati i risultati che ti saresti aspettato dalla Formula 1? Per problemi di affidabilità soprattutto, come ti dicevo la Benetton, Toleman poi Benetton, ha sempre prodotto, Rory Bean ha sempre prodotto dei telai eccezionali, quindi il telaio della macchina era sempre ai massimi livelli. Purtroppo quando ero io alla Benetton ogni anno c'era un motore nuovo, prima avevamo il motore Brian Hart, poi c'è stato il motore BMW, poi c'è stato il motore Ford e non è facile adattare la macchina a un nuovo motore tutti gli anni, infatti poi quando c'è stata più costanza nelle forniture dei motori i risultati per la Benetton sono sicuramente cambiati in meglio e di parecchio. Ecco, hai fatto un terzo posto in Australia, un quarto in Portogallo, un quinto in Messico, il giro più veloce a Imola. Che effetto ti ha fatto rivedere Imola nel calendario della Formula 1? Beh, Imola è una delle piste più belle, più affascinanti, quindi è un peccato che non si corra a Imola. IndyCar in quella situazione, con la Porsche molto delusa, e si apre un altro scenario, un'altra carriera di Teo Fabi. Va a fare le gare di durata con la Jaguar, con una macchina strepitosa, diventi campione del mondo, trovi un certo Ross Brawn, quindi personaggio che inizierà una carriera veramente molto importante. E lì arrivano delle soddisfazioni. Però per te, un pilota che corre da solo, l'idea di correre in coppia non ti ha mai esaltato più di tanto? Sì, anche se alla fine eravamo i due piloti della Jaguar più Brabham, che faceva il secondo pilota sia per me che per Warwick. Devo dire che sono arrivato alla Jaguar perché Roger Silman, il famoso sportivo della March, che poi era andato alla Toleman, quando ha saputo che non avevo più la guida di Indianapolis perché la Porsche si era ritirata, mi ha chiamato dicendo: ma vuoi provare a venire a correre con noi? E allora ho iniziato la mia avventura con la Jaguar, anche se all'inizio la Jaguar veniva considerata un po' come la terza forza del campionato, perché prima ci sarebbero, o perlomeno sulla carta, dovevano essere più performanti sia la Mercedes che la Peugeot. Tra l'altro nella Mercedes c'era Schumacher che correva su una delle macchine. Era uno dei giovani insieme a Frentzen e Wendlinger, esatto, che facevano quel programma con Balbich, Lesser e quant'altro. Devo dire che il livello era molto alto di quella generazione del mondiale. Sì, anche le macchine erano molto performanti perché avevano un sacco di deportanza, per cui in curva erano veramente veloci. Che ricordo hai di quel campionato? Bah, finalmente ho vinto qualcosa anch'io, visto che negli altri campionati non sono mai riuscito a vincere, salvo la Super Ford,
è sempre un mondiale, certo che è un mondiale di Serie B, il mondiale che conta vincere quello di Perché Formula dici 1. di Serie B? Perché poi in realtà ha una sua grandissima dignità anche quello. No, non escludo, non dico che non abbia dignità, però per un pilota l'apice delle corse automobilistiche è la Formula 1. Ecco, tu hai fatto Tutto Indianapolis, hai il fatto. resto viene un gradino sotto. Ma la 24 ore di Le Mans che cosa ti dà? Non vorrei deluderti, ma la 24 ore di Le Mans è la gara più pallosa che uno possa fare. Spiega, racconta. Perché alla fine tutti i piloti odiano Le Mans, forse quelli che l'hanno vinta, no? Ma tutti gli altri piloti odiano Le Mans. Tutti ci vanno perché tutti vengono profumatamente pagati, però alla fine devi solo portare la macchina al traguardo, non c'è mai l'adrenalina della competizione al limite, devi solo cercare di preservare la macchina e portarla in fondo. Forse in quel periodo lì, perché adesso si giocano delle Le Mans con pochi secondi fra primo e secondo, magari compagni di squadra. Ci sono state però battaglie fra Audi, Peugeot, Audi e Porsche, e allargandola anche poi alla Toyota. Sì, però in ogni squadra c'è sempre la macchina che è destinata a fare da lepre e quindi a tenere il ritmo alto, e poi le altre che invece devono tenere un ritmo più conservativo perché devono arrivare al traguardo. Già quando l'ho fatto con la Peugeot, abbiamo fatto primo, secondo e terzo. La nostra macchina è stata in testa per gran parte della gara, poi abbiamo avuto problema del tubo di scarico che si è rotto, per cui ci siamo dovuti fermare ai box per cambiare il tubo di scarico e dalla prima posizione siamo passati in seconda posizione. Stavamo rimontando sulla Peugeot che era in testa, l'avremmo presa. Il problema è stato che la Toyota, che era l'unica macchina concorrente in quel momento e che poteva giocarsi la vittoria con noi, ha rotto e da quel momento le posizioni sono state Congelato. congelate e quindi la gara era finita. Ecco, hai visto un altro personaggio importante che è Jean Todt. Che impressione ti ha fatto? Sì, io l'ho visto. Solo in occasione della ho corso per lui solo in occasione della gara di Le Mans. Tra l'altro, essendo impegnato nelle gare in America, ho potuto fare anche poche prove prima della gara. Però mi ha colpito per quanto fosse meticoloso nella preparazione anche del più piccolo particolare. E infatti poi si è visto quali successi abbia ottenuto quando è passato in Ferrari. Un organizzatore perfetto. Toglimi una curiosità, nelle diverse interviste che ho avuto modo di fare con i piloti italiani, tutti, prima o dopo, hanno avuto un contatto con la Ferrari. Teo Fabi? Ah sì, io ho avuto un piccolo contatto con la Racconta, Ferrari. dai, facci capire che scenario poteva essere e non è stato. Ho ricevuto un invito di Ferrari di andarlo a trovare, per cui mi sono precipitato come In che anno qualsiasi era? In che pilota momento era? e correvo in Can-Am all'epoca, quindi era l'81. Quindi mi precipito a Maranello, vengo ricevuto dall'ingegner Ferrari in questo suo ufficione, mi regala un suo libro autografato, basta, finita la storia con la Ferrari. Ah, ecco, non c'è mai stata una Non c'è mai chiacchiera per dire stato, che poteva no, non c'è. nascere Si vede che non un'opportunità. gli sono risultato molto simpatico. Ma quello non credo.
so. Devo dire che poi, leggendo il libro, Ferraro a un certo punto parlava di un suo ingegnere, suo dipendente ingegnere, che non poteva sopportare perché c'aveva sempre le scarpe, le suole delle scarpe che facevano quei rumori quando camminava. E purtroppo devo dire che quando sono andato da Ferrari, le mie scarpe facevano quel noiosissimo rumore perché fuori era bagnato e quando sono entrato nel suo ufficio, Quindi vuoi dire che il suono delle scarpe. Evidentemente gli ho ricordato il collaboratore che non poteva soffrire. E chi ti ha etichettato pilota velocissimo sul giro secco e meno combattivo in gara? Quanto ti fa incazzare? Guarda, io credo che invece in gara ero più competitivo che non in prova, però poi alla fine, se uno guarda i risultati, certo, nel giro secco ho avuto Più più risultati. risultati rispetto alla classifica finale. Devo dire che l'unica cosa che mi manca veramente come pilota è non aver vinto Formula 1, anche se le opportunità per vincere ci sono state, ecco. Quel Gran Non Premio averne, d'Italia. e non averne colta neanche uno, quella è quello che veramente ancora adesso mi manca. Ma te ne fai una colpa? O invece il fatto che avevi macchine che bene o male avevano un'affidabilità limitata, quindi quando arrivavi al limite per stare con gli altri si rompevano? Me ne faccio una colpa soprattutto per la gara di Zeltweg, dove avevo fatto io la pole position e Berger il secondo tempo. E lì, anche quando incontro Berger, anche lui mi dice: non mi rendo ancora conto di come abbiamo fatto a perdere quella gara, perché eravamo nettamente superiori alla concorrenza, a tutte le altre macchine. Berger era partito meglio di me, quindi era in testa, io ero secondo. Pat Simmons, che è il mio ingegnere di pista, mi aveva sicuramente settato la macchina in modo decisamente più performante, migliore rispetto a quello che aveva fatto l'ingegnere di Berger. Infatti Berger lo vedevo già che cominciava ad avere del sovrasterzo. E sarebbe stato solo questione di tempo. Infatti poi l'ho anche superato, ma appena l'ho superato si è rotta una valvola e quindi il mio motore si è spento. Devo dire che quel motore purtroppo si è rotto solo per colpa mia, perché nella chicane che precedeva il rettilineo avevo sbagliato una marcia, si cambiava su un dosso Quindi una sfollata ti ha e rovinato una possibile vittoria. purtroppo invece di salire di marcia sono sceso di una, quindi ti lascio immaginare che fuori giri ho fatto. E quel povero motore ha resistito lo stesso ancora per un po' di giri, quindi sicuramente non si sarebbe mai rotta se non avessi fatto quell'errore. Ecco, poi hai continuato dopo la Jaguar nuovamente in kart e in America hai avuto una certa continuità perché sei tornato con Newman Haas e quindi ti sei ritrovato con Paul Newman e ci sono cose che sono cicliche nella tua carriera, personaggi che ritornano, poi con Jim Hall. Beh, lì avevo già appeso il casco al chiodo, poi Andretti si era fatto male, e quindi la scuderia di Newman Haas aveva bisogno di un sostituto, e mi hanno chiesto se volevo appunto sostituire Andretti Chiamo per Detroit, no? quest'anno Se non mi a sbaglio. Detroit, sì, a Detroit, Quindi sì. terzo in qualifica, giusto per presentarsi, torno e vi faccio vedere come funziona. Sì,
Primo giorno, il venerdì, anche primo in qualifica, ma perché le qualifiche venivano divise in due Sì. gruppi, quindi essendo nuovo erano il gruppo dei più lenti che partiva dopo però, e quindi mi Era più gommato, c'era una pista un pochettino meglio, ho fatto il miglior tempo. Il giorno successivo invece eravamo tutti insieme, sì, avevo fatto il terzo tempo, anche se vicinissimo ai primi due. Ecco, sei arrivato a chiudere a 41 anni con la PacWest. Che sensazione avevi a essere in macchina con tutta una generazione di piloti nuovi? Cosa ritrovi di te con Kimi Raikkonen, che alla stessa età sta continuando a correre in Formula 1? Beh, se si diverte, perché non farlo? Alla fine abbiamo tutti gli sportivi in generale. Hanno la fortuna di poter coltivare il proprio hobby, le proprie passioni e di essere pure pagati per fare quello che faremmo gratis o che faremmo pagando noi. Quindi perché non continuare fin quando c'è la passione? Quindi tu ti stavi ancora divertendo, sebbene fosse un po' più... No, poi il divertimento è anche legato poi alle prestazioni. Partecipare solamente nello sport non decubertente per me sbagliava, ma credo che tutti gli sportivi concordino che non bisogna partecipare. Quando si partecipa bisogna partecipare per vincere. Ecco, tu hai vissuto una generazione di piloti importanti, Niki, Piquet, Prost, tutti quelli che vuoi. Come collochi uno come Lewis Hamilton adesso? È un usurpatore perché guida macchine che dominano lo scenario e quindi i suoi numeri non sono in linea con quello che è stato in grado di esprimere Michael Schumacher e prima ancora Ayrton o prima ancora Fangio, o tu lo vedi invece come uno dei grandissimi ai quali dobbiamo inchinarci? Allora, è sempre difficile fare un paragone tra la tua sensazione di epoca diversa, ma è chiaro che nell'automobilismo la macchina gioca sempre un ruolo fondamentale, e anche quando Schumacher ha vinto tutti i suoi mondiali, li ha vinti perché la Ferrari in quel momento era la macchina che dominava. È chiaro che se non fosse andata la Mercedes, Hamilton tutte quelle gare non le avrebbe vinte, però la bravura di un pilota è anche quello di saper scegliere la squadra quando hai l'opportunità di poterlo fare, dove andare a correre. Io Hamilton lo conosco da quando era un bambino, perché correva in go-kart insieme a mio figlio. Sono rimasti amici ancora adesso, e dal mio punto di vista oggi non esiste pilota più forte di Hamilton. Poi è chiaro che hai bisogno anche della macchina, però guarda tutti i compagni che ha avuto, li ha demoliti tutti, a cominciare da Alonso, il primo compagno che ha avuto in Formula 1, l'ha demolito. Avrebbe vinto il mondiale quell'anno lì se non fosse uscito di pista nell'entrata ai box. E quindi lo vedo su un altro livello, come del resto era su un altro livello Senna, come era su un altro livello Schumacher. A chi ti sei ispirato tu quando hai cominciato? Chi era il tuo idolo? Beh, il mio idolo da piccolo era Jim Clark. Poi, perché fosse Jim Clark? Perché vinceva quasi tutte le gare lui, perché all'epoca non si vedevano così tante gare in televisione. Poi, purtroppo è morto, e forse anche quello poi contribuisce a crearti questa figura vincente, indistruttibile. A volte è anche la sfortuna che poi ti fa diventare immenso un pilota.
E la scelta dei colori del casco, colori nazionali, ma con un disegno semplice ma riconoscibilissimo. Ti ci ritroveresti con i piloti di oggi che lo cambiano praticamente ogni Gran Premio? Una volta il casco era il tuo marchio di fabbrica, non l'avresti mai cambiato per nessun motivo. Infatti io alla fine della mia stagione ho dovuto cambiarlo un po' di volte, anche se cercavo di mantenere i disegni, però erano cambiati i colori, una cosa. Oggi non è più così, però una volta lo era. Un pilota nasceva con un casco e faceva tutta la carriera con quel disegno, con quei colori. Te lo eri disegnato tu o lo avevi affidato a qualcuno? No, l'avevo ripreso da un casco di Peter Revson. Ah, pilota importante in America che è stato sfortunato in Formula 1. Gara in Formula 1. Va bene, Teo, grazie di questa bellissima chiacchierata, grazie del tempo che mi hai dedicato. No, è stato un po' difficoltoso trovarci, ma poi ce l'abbiamo fatta. Però ci siamo riusciti. Amici di motorsport.com, allora, commentate qui sotto quello che ci siamo raccontati con Teo. Ci sarà mai occasione di risentirci, Teo, per una chiacchierata più ampio sguardo del mondo dell'automobilismo, ci risentiremo. Cliccate la campanella così riceverete tutte le informazioni relative ai nostri video e alla prossima intervista. Ciao Teo, grazie di aver partecipato. Ciao, grazie a te.